antica morra della squadra mobile di Napoli contro il clan Gionta di Torre Annunziata. 88 le ordinanze di custodia cautelare emesse dal GIP su richiesta dei magistrati della direzione distrettuale antimafia ed eseguite oltre che a Torre Annunziata, dove tra gli altri è finita in manette Gemma Donnarumma, la moglie del boss Valentino Gionta, anche a Milano, Catania e Pistoia. In azione, oltre agli uomini della mobile, anche i reparti di prevenzione crimine. Per tutti l'accusa di associazione per delinquere di stampo camorristico, estorsione, traffico di stupefacenti. C'è anche chi è accusato di omicidio. Da anni Valentino Gionta in carcere, condannato all'ergastolo, ora un ruolo di primo piano nella gestione delle attività criminali del clan era rivestito dalla moglie, ma anche un'altra decina di donne, anche loro arrestate, erano inserite in posti chiave. Nel corso dell'operazione antica morra denominata Alta Marea sono stati sequestrati beni per circa 80 milioni di euro, tra l'altro negozi, quote societarie, appartamenti e conti correnti. Colpito al cuore uno dei clan che dalla fine degli anni 70 ha monopolizzato il racket e il narcotraffico nella zona vesuviana. Altri particolari su questo blitz antica morra in mattinata nel corso di una conferenza stampa in procura.